navigazione e visualizzazione su Kerkitea. Apriamo un nuovo file, da file nuovo. Popoliamo la scena con qualche oggetto. Insert, model, e inseriamo un piano ground plane. Spostiamoci con la rotella per visualizzarne la presenza e ancora un cono. Per muoversi nello spazio di Kerkitea è possibile utilizzare il tasto centrale del mouse. Tenendo premuto infatti questo tasto è possibile effettuare un'orbitazione, mentre la rotella in avanti e indietro consentirà di effettuare uno zoom. Il tasto destro del mouse invece permette di effettuare un panning, ovvero una traslazione parallela nello spazio. Questi stessi comandi, queste stesse operazioni, sono effettuabili anche attraverso le icone che troviamo nella toolbar del programma. In particolare abbiamo il comando Rotate, che effettua appunto un'orbitazione. In questo caso utilizzeremo il tasto sinistro del mouse, il comando Pan, il comando Roll, che ruoterà la verticale della camera, e il comando Dolly, che effettuerà lo zoom. Altri comandi relativi alla vista sono quelli che seguono. In particolare vediamo che ci sono delle icone che rappresentano le viste principali, ovvero la vista dall'alto, top, o dal basso, bottom, la vista frontale, posteriore, destra e sinistra. Queste stesse viste sono applicabili direttamente utilizzando i tasti, tasto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Queste viste, come abbiamo per adesso utilizzato, sono delle viste in prospettiva. Per porsi invece una vista parallela, e quindi in un'assonometria o in una proiezione ortogonale, dovremo utilizzare l'icona Perspective Parallel. Anche il tasto L consente di switchare da una vista all'altra. Se abbiamo fatto delle modifiche e vogliamo ripristinare la visualizzazione al centro del sistema, possiamo utilizzare il comando Reset oppure il tasto E. Una volta selezionato un oggetto, cliccando col tasto sinistro del mouse sull'oggetto, e per farlo è necessario attivare la modalità selezione, è possibile centrare l'oggetto selezionato utilizzando, centrarlo rispetto alla visualizzazione, utilizzando il tasto D, mentre utilizzando il tasto F adatteremo l'oggetto, adatteremo la visualizzazione a massimizzare la visualizzazione dell'oggetto. Queste stesse operazioni è possibile effettuarle anche utilizzando il menu contestuale, che è possibile tirar fuori cliccando col tasto destro del mouse sull'oggetto selezionato nell'albero presente a sinistra dell'interfaccia. E qui infatti è possibile richiamare il comando Center in View, o Fit in View. Un altro tasto di scelta rapida che possiamo utilizzare su Kerkitea è il tasto V, che consente di passare da una visualizzazione in wireframe ad una visualizzazione solida e viceversa. L'orbitazione, che stiamo effettuando attraverso l'uso del tasto centrale del mouse, è possibile applicarla attraverso diverse modalità. In particolare, vediamo sotto il menu View
Navigation, tre modalità, Global, Inspection e Fly. Per vederne la differenza, spostiamo l'oggetto selezionato fuori dal centro del sistema. E infatti, attraverso la modalità Inspection Mode, che effettuando un'orbitazione col tasto centrale del mouse, a rimanere fermo sarà proprio l'oggetto selezionato. Diversamente, se applichiamo la modalità Global, sarà il centro del sistema a fare da perno della nostra orbitazione. La modalità rimanente, Fly Mode, invece consente di modificare il target, quindi il punto dove la camera sta guardando. Concludiamo il discorso parlando delle camere, e per farlo quindi ne inseriamo un paio nella scena. Dal menu Insert, Camera. Diamo un qualsiasi nome. E ponendoci in una differente visualizzazione, ne inseriamo una seconda. Per passare alla visualizzazione della specifica camera, è possibile o utilizzare il menu contestuale dell'oggetto, presente appunto nella struttura d'albero sulla sinistra dell'interfaccia, da tasto destro cliccando su Go to Follow, oppure utilizzare il tasto C, che passerà da una vista, dalla vista di una camera alla vista dell'altra, effettuando così un loop. Una volta che ci si trova in una vista di una camera, il programma segnala con il simbolo appunto di una videocamera questa particolare situazione. Con il tasto U sarà così possibile modificare la posizione o l'inquadratura della camera. Vediamo che effettivamente l'icona si tinge di rosso e pertanto stiamo sostanzialmente modificandone appunto le specifiche. Una volta effettuata la modifica possiamo di nuovo cliccare U per fermare questa trasformazione. La camera avrà così assunto la nuova posizione.